Sì, oggi questo punto donna sarà il nuovo punto d'ascolto, di aiuto e sostegno alle donne del nostro comune. Un sostegno quotidiano, concreto, che tutelerà la privacy nella totalità, perché ci sarà un numero di telefono al quale risponderà la dottoressa Giannalisa Laiolo. E in totale privacy, come dicevo prima, si deciderà dove incontrarsi, in quale modo, e nessuno saprà nulla. Si inizierà quindi con la dottoressa Laiolo, la persona, un percorso con il sostegno eventuale di figure professionali che, a titolo del tutto volontario e gratuito, aiuteranno questa persona, consulenti legali, medici professionisti e molto altro. Ecco, questa sorta di ufficio aprirà i battenti oggi. Avete già avuto delle necessità a cui far fronte? Assolutamente sì, le necessità sono molte. E già a livello provinciale abbiamo tanti sportelli antiviolenza, però ci siamo resi conto come amministrazione comunale, parlando del nostro comune ovviamente, che oltre al fenomeno della violenza ci sono tanti altri bisogni da parte delle donne, e noi vogliamo rispondere anche a questi. Le donne non devono sentirsi sole, devono sentirsi sostenute concretamente nella quotidianità, e noi ci proviamo. Il cammino è lungo perché le donne raggiungano anche degli obiettivi, ma è bello farlo tutte insieme, unite e sostenendosi.